Itmiom, questa iniziativa che oggi viene presentata qui a Pescara, si parla di sprechi alimentari, di lotta agli sprechi alimentari. È un tema sensibile. In questo paese facciamo presto a fare scandali per le cose inutili. Vi ricordo che abbiamo parlato per 2 settimane di quanto costasse un sacchetto per portare a casa la verdura ai supermercati, non rendendoci conto però che noi tutti invece, con atteggiamenti poco virtuosi, invece sprechiamo molto cibo. Lo facciamo in Italia, lo facciamo in tutti i paesi purtroppo ricchi del mondo, e basterebbe un quarto di quello che sprechiamo nei paesi del nord del mondo per sfamare 870 milioni di persone. Non lo dico io, lo dicono i dati della FAO, quindi voglio dire, è chiaro che Slow Food è a fianco di queste battaglie, pienamente convinta che su queste tematiche si gioca anche il futuro della produzione del cibo nel mondo. Praticamente abbiamo chiamato tutti i ristoratori, siano essi anche i balneatori che hanno ristoranti, quindi tutti i ristoratori abruzzesi, ma anche le associazioni che si occupano di lotta alla povertà, perché è anche lotta alla povertà, e perché daremo loro questa mattina 10.000 doggy bag, cioè dei box che loro proporranno ai loro clienti per poter portare a casa il cibo che non hanno consumato. È una campagna di civiltà, e infatti abbiamo anche invitato le scuole, perché poi parte anche dai ragazzi, perché qualche mamma diceva è mio figlio che si vergogna a riportare a casa il cibo avanzato, e allora parliamo anche ai ragazzi. Quindi è una campagna tutto tondo, sperando che veramente ritorni ad essere nella nostra cultura.